Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci in un nuovo video. Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, ovviamente della live di ieri sera di Davitoppolo che viene ridicolizzato per l'ennesima volta da Luciana. L'avete vista? Non ditemi che l'avete persa. Per chi comunque non l'ha vista, ci sono qui io a farvi un piccolo riassunto. Dunque, Davide va in live in anticipo rispetto al solito orario, come sempre affiancato dal mastino della suocera. Ovviamente lei sempre sul suo divano, e chi la schioda più? Lui è molto, molto, ma molto euforico. Io non lo vedevo così dall'ultima volta che ha scartato un paio di Nike. Era veramente eccitato, raggiante, gioioso, come un bambino al Luna Park. Ma la sua felicità non dura tanto, ma solamente 11 minuti, perché al 12° minuto Luciana lo ammutolisce, esce di scena e lo pianta in asso. Sì, abbandona proprio la live a causa del modo di fare di Davide. Poverino, ma Luciana, ma cosa mi combina? Allora, il nostro uomo alfa ieri sera era in vena di fare il simpaticone, quindi si improvvisa venditore. Mette in vendita gli ometti di Primark con taglie differenti e poi decide di fare una vendita super vantaggiosa. Il divano con annessa Nonna Luna. E propone a tutti gli utenti in chat questo affarone. Mamma mia, io neanche al regalo e per mezza giornata la vorrei. Comunque, Luciana sembra stare al gioco, allo scherzo, ma subito dopo esplode, dicendo che non si sta divertendo per niente, che Davide sta usando un linguaggio volgare e che lui vuole buttarla da una parte all'altra. Infine si alza e dice: "Ciao bello, butta tua madre a casa degli altri, ciao, divertitevi." Prende e se ne va. Si sente in sottofondo Chiara dire: "Ma mamma, ma stava scherzando?" E lei risponde che questo gioco non gli è piaciuto per niente e dice a Chiara: "Vai tu, cara, a divertirti." Vi lascio immaginare la faccia di Davide. Rimane impietrito, a momenti scoppiava a piangere in live di fronte a tutti, tant'è che decide di chiudere subito e dice che avrebbe riaperto forse successivamente se le cose si fossero sistemate, quindi. Signora Luciana, ma lo sa che è davvero permalosa? Lei è davvero una persona poco ironica. Ma per di più non capisce che con questi suoi comportamenti mette in imbarazzo Davide? Quante volte abbiamo assistito a live dove lei in primis prendeva davvero in giro questo uomo e lui lì muto, senza battere ciglio? Ora per una stupida battuta lei fa tutta questa sceneggiata? Ma non si vergogna? Lei come al solito travisa tutto, capisce fischi per fiaschi, come già le ho detto tempo fa. Ma poi si rende conto di come è stata irrispettosa a dire butta tua madre a casa degli altri? Ma come si permette? Lei deve ringraziare che Davide è un sottone e che non ha il coraggio di dire realmente ciò che pensa. È un tontolone. Dovrebbe, secondo me, metterla spesso al proprio posto, sa? Lei è davvero una donna arrogante e mi dispiace che lui è troppo buono. Dovrebbe trattarla un po' come lei tratta lui, così, giusto per farle capire come ci si sente dall'altra parte. Comunque, ragazzi, a me Davide ha fatto davvero tenerezza in questa live. Mi è dispiaciuto molto per lui, fino a quando però qualche ora dopo ha riaperto un'altra live. Cioè, lì davvero l'avrei preso a parolacce, credetemi. Ma come si può sempre prendere le colpe per ogni cosa? Ma questo uomo, gli attributi, davvero non si sa dove li ha nascosti. In pratica lui apre la live e la signora Luciana è di nuovo nella sua postazione.
Gli utenti logicamente iniziano a chiedere come stanno, se Davide ha pianto. Lì lui inizia a dare di matto. Cioè, siccome non ha potuto sfogarsi con la suocera, si sfoga con quelli sotto la chat. Iniziano a bannare tutti, come sempre, e manda anche a quel paese qualcuno. Inizia a dire che la colpa è stata sua, che la suocera aveva ragione. Anche Luciana interviene dicendo che lui si è preso troppa confidenza, che non vuole si scherzi con lei, e certo, lei invece è libera di dire e fare quello che vuole. Poi un utente fa notare a Davide che Luciana non è stata carina verso Daniela, ma lei ha detto che quello era un modo di dire, e l'uomo alfa lì le dava anche ragione. Ma dulcis in fundo interviene in chat la suocerina dicendo, anzi scrivendo, Luciana aveva ragione. No, vabbè. Io lì ho chiuso tutto e veramente avrei dato le testate nel muro. Ma come si fa? Daniela, ma vede come viene trattato suo figlio, cioè suo figlio. Ma non si vergogna anche lei? Ma che madre è? Io da mamma non avrei mai tollerato un atteggiamento simile nei confronti di mio figlio, anzi, gli avrei detto prendi i tuoi quattro stracci e tornatene a casa, esci da quella casa. Ma per me a questo punto siete tutti uguali, tutti fatti della stessa pasta. E Davide, sai cosa ti dico? Che non mi fai pena per niente a questo punto, anzi ti sta bene come ti trattano, perché è solo colpa tua che permetti tutto ciò. Aveva ragione Giuseppolo che la madre era come la figlia, ma quello almeno è stato più intelligente, almeno è scappato. Ragazzi, credetemi, io non ho più parole per queste persone. Più passa il tempo e più peggiorano. Io credo che a questo punto non ci siano proprio speranze. Sono veramente persone fuori dal mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate, dello scempio che è successo ieri sera qui nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Baci, mettete like se vi va, iscrivetevi al canale. A presto!